A pochi giorni dalle elezioni presidenziali in Polonia, previste per il 10 maggio, regna l'incertezza sulla possibilità che in piena pandemia si possano effettivamente svolgere. Il governo di centrodestra spera di introdurre frettolosamente il voto per posta, ma l'approvazione in Parlamento non è affatto scontata. Un clima che scoraggia anche i cittadini, abituati ad andare a votare, come questa ragazza, convinta comunque di restare a casa domenica prossima. Secondo il progetto del governo, in pochi giorni si dovrebbe rendere possibile spedire la propria scheda per posta, ma per i partiti di centrosinistra che accusano il presidente uscente di autoritarismo non ci sono le condizioni per un voto libero. Dello stesso avviso Katia Andrus, portavoce dell'ufficio OSCE di Varsavia. Perché le elezioni siano democratiche è fondamentale un dibattito aperto ed una vera campagna elettorale. Le restrizioni che sono state introdotte alla libertà di movimento e di incontro nei luoghi pubblici hanno reso di fatto la campagna elettorale impossibile. Gli ultimi sondaggi danno in testa il presidente in carica, Andrzej Duda, che potrebbe farsi eleggere già al primo turno con più del 50% dei voti. L'opposizione accusa il presidente di mettere a rischio la sicurezza sanitaria del paese pur di vincere un nuovo mandato.